Allora, il multivitaminico senza stronzate e l'antiossidante senza stronzate sono tornati disponibili. E siccome voglio con i miei integratori scientifici andare a creare una maggior consapevolezza di come andare a sfruttare al massimo le potenzialità di un integratore studiato bene secondo le linee guida scientifiche, ho detto: sai che mi voglio fare un bel video, ok, dove vado a mostrare tre tipologie di giornate tipo per tre tipologie di persone differenti. Quindi una persona che si allena al mattino, una persona che si allena all'ora di pranzo e una persona che si allena a cena, quindi verso l'ora, verso la sera, ok, e come andare ad utilizzare al massimo questi integratori andando proprio a simulare dei giorni di alimentazione. Ora, in questo momento in cui sto parlando, non so se ci saranno altre unità disponibili, eventualmente questo è il link per andare a controllare, e direi di non dilungarci ulteriormente e di andarne a parlare. Come primo, mi sono segnato per non dimenticarmi nulla, come prima casistica andiamo a parlare di un giorno in cui la persona vada a mangiare all'ora di pranzo. Ecco che una persona si alza, ok, se si va ad allenare verso, non lo so, l'una di pomeriggio, cosa può andare benissimo a fare? Una prima assunzione la può benissimo andare a fare al mattino. E per semplicità, benché il multivitaminico può essere preso entrambe le due unità, perché tutto quello di cui c'è bisogno per eliminare le potenziali carenze sono state compresse all'interno di sole due capsule, contrariamente alla media di mercato che sono tre, ecco, praticamente noi potremmo andarla a prendere entrambe insieme. Per semplicità, siccome di questo vorremmo andare a fare due assunzioni giornaliere, andremo a supporre di andare a prendere una confezione con due, cioè una unità con due, e la seconda volta una unità con due di queste. E quindi, per semplicità, noi al mattino cosa ci possiamo andare a fare? Ci alziamo, ci andiamo a bere i nostri mezzo litro, un litro d'acqua per essere ben idratati e andare, ok, sta iniziando ad esserci abbastanza vento, e andare ad assorbire bene le vitamine idrosolubili, come per esempio tutte le vitamine attive e il grado farmaceutico del complesso B del multivitaminico senza stronzate e la vitamina C liposomiale dell'antiossidante senza stronzate. Quindi ci assicuriamo di aver bevuto. E dopodiché cosa ci possiamo andare a fare? Ci possiamo andare a fare una colazione dove ci andiamo a mangiare magari 6-7 gallette, chiaramente sono degli esempi, ok, ipotetici, idealmente di riso non integrale, perché non vogliamo un eccesso di fitati che potrebbe andare a compromettere l'assorbimento del multivitaminico senza stronzate, avremo modo di approfondire in questi esempi qua, e poi magari ci andiamo a mangiare le gallette, due quadratini di cioccolato fondente a 90-85%, e poi ci andiamo a mangiare magari 100 grammi di bresaola per avere il giusto apporto proteico. Ecco che a questo punto, essendo ben idratati, non avendo un eccesso di fitati, avendo abbastanza grassi per andare ad assorbire le vitamine liposolubili come la vitamina D e la vitamina E contenuti nel multivitaminico senza stronzate, noi abbiamo quello che ci serve per andare ad assorbire tutto bene. E siccome non siamo troppo vicini all'allenamento, un eccesso di antiossidanti non sarà un problema, che poi in realtà non è un eccesso, è il dosaggio giusto, però troppo vicino all'allenamento, al massimo vicino all'allenamento vorremmo 100, 200, 300 mg di N-acetilcisteina che è all'interno dell'antiossidante senza stronzate, mentre noi andandocela a prendere praticamente molto prima non c'è problema. E in questo caso qua noi ce lo siamo fatti. Dopodiché cosa puoi andare a fare? Puoi andarti a fare il tuo spuntino pre-workout, e quindi qui non ci addentriamo perché non supporremo di andare a prendere pre-workout. Andiamo a farci il nostro spuntino post-workout, ci andiamo a fare il nostro spuntino a metà pomeriggio e arriviamo alla cena. La cena è molto distante dalla fine dell'allenamento, magari avrei finito verso le 2:30, avrei finito alle 3, avrei finito alle 2, quindi siamo abbastanza lontani dall'allenamento, perché idealmente, ricordo, l'antiossidante senza stronzate ai giusti dosaggi, che è praticamente ci fornisce 500 mg di vitamina C e 600 mg di N-acetilcisteina per ciascuna delle due assunzioni, non vogliamo andarla a prendere 2 ore prima dell'allenamento e 3 ore dopo l'allenamento, vogliamo prenderlo minimo 3 ore dopo l'allenamento. Ecco che se andiamo a prendere la seconda dose a sera non è un problema. E qui cosa ci possiamo andare a mangiare? Ci possiamo mangiare tranquillamente della pasta non integrale, ok, quindi magari al pomodoro, ci andiamo a mettere una porzione di verdure che male non fa, ci andiamo a mettere 200 grammi o 150 grammi di salmone, ok, e poi ci andiamo a mettere nient'altro, quindi ci può benissimo andare bene così. Anche in questo caso, non avendo fitati, avendo abbastanza grassi, in questo caso qua derivanti dal salmone, ok, perché anche il salmone
selvaggio comunque ha dei grassi, perché ricordo, per assorbire al massimo le vitamine liposolubili, stando alle informazioni scientifiche, vorremmo 10-11 grammi. Ecco che con il salmone, anche un salmone selvaggio per 100 grammi a 5 grammi di grassi li avrà. Se te ne mangi 200, hai il giusto quantitativo e sarei ben idratato, mi auguro, essendo a sera, quindi avrei bevuto, e quindi è perfetto. Quindi per una persona che si allena praticamente all'ora di pranzo, questo è un ottimo esempio di come andare ad assorbire. Supponiamo invece adesso di andare ad avere una situazione in cui la persona si vada ad allenare, per esempio, la sera, ok? Quindi noi cosa andiamo a fare? Ci andiamo a fare la nostra colazione tranquillamente, che potrebbe essere simile a quella precedente. Ne vogliamo vedere un altro esempio? Una persona si potrebbe andare a mangiare 300 grammi di yogurt greco, ok? Magari ci può mettere magari 200 grammi di yogurt greco e ci aggiunge un po' di misurino di proteine in polvere, in quanto abbiamo visto che lo yogurt greco non ci fornisce abbastanza leucina, e quindi magari in questo modo qua tamponiamo il fatto di non avere abbastanza leucina. E dopodiché cosa possiamo andarci a fare? Anche lì ci possiamo andare ad abbinare magari due quadratini di cioccolata amara, che è molto semplice in termini di andare a dosare, per semplicità, e poi magari ci mangiamo una banana, ok? Quindi anche in questo caso, chiaramente, avendo bevuto mezzo litro, un litro d'acqua al mattino, supponendo che tu faccia colazione alle 7 di mattina, alle 8 di mattina, tu ti sei fatto, ti puoi prendere una capsula di multivitamico senza stronzate, due capsule di antiossidanti senza stronzate e sei coperto. Dopodiché cosa puoi andare a fare? Puoi farti lo spuntino a metà mattina, se lo fai, oppure no, e a pranzo vai a praticamente ad avere il pranzo, chiaramente. Quindi magari lì ti vai a mangiare, che ne so, 100 grammi di pane, idealmente non integrale, o 100 grammi di riso, ti vai a mangiare 150 grammi di pollo, di tacchino, quello che è, ci vuoi mettere un po' di verdure, ci metti un po' di verdure, ci metti una fonte di grassi come per esempio 10 grammi di olio, ok, si era interrotta la registrazione e anche in quel caso sei a posto. Dopodiché ci rimane la terza casistica, ovvero la casistica di una persona che si alleni la mattina. Ecco che una persona se si allena la mattina, capita molto spesso, magari alle 6, 7, 8 di mattina, tu la mattina non li prendi. Ok, quindi chiaramente ti idrati, perché mi raccomando, essere solo anche disidratati del 2% ti porta una riduzione delle prestazioni in allenamento del 20%, quindi sempre allenarsi idratati. Dopodiché cosa uno può benissimo andare a fare? Se si allena alle 8, supponendo poi magari si farà il suo spuntino post workout e magari poi farà un pranzo magari verso l'una e mezzo, mezzogiorno e mezzo. Comunque sono passate abbastanza ore dall'allenamento e anche in questo caso ti puoi benissimo andare a mangiare di nuovo 100 grammi di pane, idealmente non integrale, ti puoi andare a mangiare 150 grammi di un affettato, di un pollo, del tacchino, di bresaolo, 100 grammi in base a quanto pesi, quante proteine hai bisogno per pasto, e poi idealmente magari ci puoi mettere un po' d'olio, ci puoi mettere l'olio di, diciamo, sarebbe la fonte per eccellenza dei grassi, se è di qualità, però ci puoi mettere qualsiasi altra fonte, ci puoi mangiare anche lì due quadratini di cioccolato amaro, idealmente frutta secca no, perché può contenere dei fitati, però ecco, se uno non ne abusa anche di frutta secca, i fitati che si andranno a ricevere da un pochino di frutta secca per ricevere 10 grammi non saranno così tanti, e si può andare a prendere entrambi, una capsula di questo e due capsule di questo. Poi chiaramente l'altra assunzione magari sarà può benissimo fare a cena, dove di nuovo magari si mangia la propria porzione di verdura, se 100 grammi di pasta, il salmone, il nasello, per esempio, magari potrebbe, ecco, facciamo un esempio col nasello, si mangia quei 150 grammi di nasello per ricevere più o meno quei 35-36 grammi di proteine, ci metti i suoi 10 grammi di olio, idealmente se è extravergine d'oliva ancora meglio, così hai anche in più altra vitamina E derivante non solo dal multivitamico senza stronzate, ma anche dall'alimentazione, che male non fa, altri benefici antiossidanti, fra l'altro la vitamina E che è già all'interno di questo, più magari quella dell'olio extravergine di oliva, più l'N-acetilcisteina e la vitamina C, sei un protetto che è una bomba, ed ecco che praticamente ci siamo fatti tutti gli esempi. Vedete, è molto semplice, però basta avere qualche accorgimento. Idealmente sempre ben idratati, non un eccesso di fitati e quindi non un eccesso di cereali integrali. Attenzione anche alle patate, attenzione a non mangiare, quando si prendono questi due integratori, un eccesso di anche frutta secca, potrebbe essere un pochino di grassi per avere un buon assorbimento delle vitamine liposolubili e non andare a prendere l'antiossidante senza stronzate in dosaggio giusto, ok, per la salute, per l'antinvecchiamento, troppo ravvicinato all'allenamento. E in questo modo si è a posto.
Se ci fossero ancora delle unità, questo è il link per andarla a prendere o lascio il link in descrizione. Buona integrazione a tutti, aspetti feedback.